FVG Tech On Air, pillole di tecnologia alla radio. E lo facciamo con Gabriele Gobbo. Buonasera Gabriele, come stai? Ciao a tutti, ciao, sono un po' allergico direi, però alle fake news. Ecco appunto, siamo allergici tutti a queste, bene, tutti, quelli che non ci vogliono cascare. Allora tu oggi ci racconti un po' come si fa a non cascarci, no? Ma direi di sì, i rudimenti, i basilari per... non per non cascarci, perché sai, chi vuole credere alla fine crede a qualsiasi cosa, però magari si pone delle domande, no? Certo. Allora dici tutto. Allora, scusami se ti sono andato sopra. Non ti preoccupare. Sei allergico. Guarda, io partirei da questo dato di fatto qui. Le fake news viaggiano tanto, diciamo le bufale, perché fake news è un termine che include tantissime cose, non solo le balle spaziali, certo, sulle notizie, eccetera, no? E partirei da questa cosa. Siamo tutti un po' pigri, quindi ci limitiamo a scorrere il nostro feed, la nostra home del nostro social network preferito, e leggiamo il titolo e condividiamo così, senza neanche andare a cliccarci sopra. Quindi il primo passo per capire se ci stanno raccontando una sciocchezza è perlomeno cliccare sul link e vedere se l'articolo esiste. Sai, tanti articoli li clicchi, dentro non c'è quasi niente, quindi sono solo per fare click. Uno fa click, fa girare dei banner, e chi ha buttato l'articolo finto, attrattivo, guadagna dei soldini. Certo, questa è la forma più semplice, diciamo, no? Poi, esatto, invece poi sono anche quelli dolosi, no, dolosi. Sì, certo. Scusa, oggi ci stiamo sovrapponendo. Continua, sto zitto. Diciamo che sembrano sciocchezze, ma nessuno le fa. Se troviamo, ad esempio, il titolo avvistato sulla spiaggia di Eraclea Mare, un capidoglio da 8.000 tonnellate con una foto di un pesciolone arenato sulla spiaggia, e uno dice intanto 8.000 tonnellate, 100.000 milioni di chili, non è vero, ma mettiamo che sia vero, come fare a scoprirlo? Andiamo sul solito Google, digitiamo il titolo della notizia, avvistato capodoglio e Eraclea Mare, e aggiungiamo la parolina bufala. In un secondo scopriremo con i risultati se è vero o no, perché sai, ci sono tanti siti che sbuffalano e vanno subito in rank su Google, quindi almeno verificare su Google se esiste qualche fonte decente di questa notizia sembra una sciocchezza, ma nessuno lo fa, che ne dici? Beh, mi sembra intanto proprio il minimo da fare, ma sembra che questa cosa appunto non venga fatta da quasi nessuno. Esatto, e quindi per difenderci meglio proviamo nelle nostre giornate a visitare i siti, quelli un po' più conosciuti. Va da sé che tanti giornali, per fare tanti click... Caduta la linea, amorosi. Ecco, non ti sentivo più, è andata via la linea per 5 secondi, puoi ripetere l'ultima? Diciamo, seguiamo i giornali, quelli un po' più famosi, magari anche andando a farceli consigliare da qualche esperto, ma... il problema qual è? Che anche i giornali famosi ogni tanto cascano nel tranello dei titoli mega galattici. Quindi come fare? Magari se utilizziamo il browser Firefox, quello con la volpe, no? Esistono dei plugin, basta cercare su Google plugin anti-bufala, anti-fake news per Firefox, e abbiamo dei piccoli plugin che si installano nel browser, e quando andiamo scopriamo un sito con una notizia fantasmagorica, ci viene fuori il pallino rosso, magari se è falso. Ci sono tanti plugin di questo tipo, ma la cosa fondamentale, la prima in assoluto, è se in un titolo c'è scritto "non ce lo dicono", oppure "clamoroso", oppure "leggi prima che censurino", ecco, oppure che ne so, fai girare, incredibile, non potrai sapere cosa scoprirai cliccando qui puntini puntini. Tutta questa generalmente è abbastanza feccia. È fuffa proprio, è lì dovrebbe essere... Dove nel titolo non è spiegato che cosa c'è, i 10 migliori sistemi per scoprire, e se clicchi qui te lo diremo. E come fa a essere una cosa vera? Esatto, no, ma anche fastidioso come metodo, però purtroppo funziona, perché se ne vedono sempre, se ne vedono tanti ogni giorno, e bisogna lasciarli stare, anche perché alcuni proprio credo che contengano anche malware, no?
Ma spesso capita che tanti siti tu ci vai a visitare, quelli ovviamente non sicuri, quelli che spazzano bufale ogni giorno, e ti installano magari nel computer qualcosa dove tu non ti accorgi. Infatti puoi scaricare dei virus senza accorgerne. Perché? Perché grazie al virus e allo spam questi potrebbero guadagnare dei soldi. Certo, quindi bisogna stare veramente molto attenti. E hai qualche sito in particolare da da consigliare per quanto riguarda questo controllo? Sì, cioè i più famosi sono Butak, Bufalo un tanto al chilo, che è, insomma, è molto 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 veloce. Ma ti dirò, oltre ai siti bufale.net, vorrei consigliare un libro, lo consiglio perché un amico, non è pubblicità, che è David Puente, che è un noto debunker, sbufalatore, scrive anche su alcuni quotidiani e spesso in TV, ha scritto un bellissimo libro. E poi ve lo dico perché abitava a Udine fin tanto, non è andato a Milano perché è andato a lavorare in una grande redazione. Il titolo è Il grande inganno di internet, false notizie e veri complotti, come difendersi. Lo consiglio perché davvero si legge in maniera molto semplice, è per tutti, non è per tecnici. Se uno vuole un po' di più difendersi dalla perdita di tempo soprattutto delle bufale, è chiaro che leggere dei libri aiuta sempre. Quindi scusatemi se ho fatto pubblicità, ma davvero è un libro interessante. No, ma qui è semplicissimo da leggere. Si parla di utilità, naturalmente, utilità per le persone, quindi la pubblicità è bene accetta. Senti, grazie Gabriele, come sempre i tuoi consigli sono molto utili, quindi ci risentiremo la settimana prossima con altre novità. Alla prossima settimana con qualche sbufalazione in diretta. Perfetto, un abbraccione, ciao Gabriele. Ciao a tutti, ciao. Piazza Grande, su Italiana.